Ilaria Fedda, segretario cittadino del Partito Serra d'Azione, qui a Porto Torres per portare avanti una nuova iniziativa, questa volta legata alle bonifiche mancate del territorio della Chimica. Una denuncia importante vista la gravità del problema. Quali sono, nello specifico, le questioni che portate avanti in merito? Allora, il Partito Sardo d'Azione si è sempre occupato di questo problema e attualmente la cosa sta diventando ancora più importante, più da risolvere, anche perché comunque sia, vediamo questa situazione delle bonifiche sempre tramandarsi e spostarsi da una società all'altra senza avere mai diciamo delle notizie certe. I lavori non iniziano mai, c'è sempre un cavillo da superare e ci sentiamo sinceramente sia come partito, sia come cittadini che anche proprio come Porto Torres stesso, come città, veramente presi in giro. Noi del Partito Sardo andremo fino in fondo a questa situazione, proprio perché sappiamo che il problema delle bonifiche riguarda il nostro territorio. Quindi vorremmo che qualcuno, in questo caso Eni, ci desse effettivamente delle risposte. Se non riuscissimo a ottenerle, perché stiamo veramente ormai arrivando al ridicolo, siamo pronti tranquillamente a una mobilitazione di tutta la cittadinanza, comprese le industrie e le aziende locali. Dobbiamo, diciamo, fare manforte sulla situazione. Come dire, starli addosso, è per quello che noi stiamo facendo diverse iniziative e dobbiamo cercare di ottenere veramente qualcosa. Non dobbiamo permettere che gli altri decidano sulle sorti del nostro territorio.